Quando vuoi, Alessandro. Mantenere una generosità interiore di spirito è il perentorio comando del mio sentimento profetico, che ha maturato i doni divini, preparandoli nella profondità dell'anima, portandone i frutti all'io. Grazie. Ok, Giorgio, Grazie. siamo tutti qui per te. Eccoci. Allora, io sono qui per voi, ognuno per l'altro. Allora, stasera il tema, che in un certo senso è la, come dire, la premessa, la precondizione del ciclo Opera Omnia 99, La saggezza di Rosa Croce, che originariamente aveva un altro nome, che era, diciamo, la teosofia di Rosa Croce, che probabilmente era più appropriato. Proprio volendo parlare di questa teosofia di Rosa Croce, quello che volevo portare era una prospettiva storica dal punto di vista della storia occulta. Quindi sostanzialmente faremo una serie di, diciamo di, apriremo una serie di scenari sulla storia occulta nei momenti in cui l'impulso rosicruciano si è manifestato in una certa forma che poi ha portato per successive metamorfosi a quello che è l'attuale impulso Rosa Croce. Quindi arriviamo sostanzialmente a quella che Steiner appunto riporta come la saggezza o teosofia di Rosa Croce. In generale dovete tenere presente che Christian Rosenkreuz, quindi Cristiano Rosa Croce, tradotto in italiano, è il maestro della quinta epoca di cultura, quindi della epoca di cultura dell'anima cosciente. Quindi sostanzialmente il metodo rosicruciano è un metodo che è stato preparato in anticipo, quindi nell'ultima parte della precedente epoca di cultura dell'anima razionale, e che poi si riversa in quella attuale, quindi nella quinta dell'epoca dell'anima cosciente, in modo da portare l'evoluzione della quinta epoca verso la sesta. Quindi dovete tenere presente che l'attuale via occidentale è interamente guidata fondamentalmente da Christian Rosenkreuz, in associazione con Gesù Zarathustra, che è sostanzialmente colui che ha portato l'impulso del cristianesimo esoterico solare nell'anima razionale, quindi nella quarta, e come successore di Christian Rosenkreuz, quindi nella sesta epoca di cultura, avremo da un lato il Maitreya Buddha, quindi sostanzialmente il Manu cosiddetto, cioè la guida dell'umanità della sesta epoca di cultura, e dall'altra quell'altissima individualità che sostanzialmente è superiore a tutti gli altri maestri, che è Mani. Mani o Manes, chiamato anche Parsifal. Quindi questa individualità sarà quella che agirà nella sesta epoca di cultura. Quindi Christian Rosenkreuz raccoglie l'impulso da Gesù Zarathustra, lo elabora, lo metamorfosa per la quinta epoca di cultura e lo porta verso la sesta, cioè dove agirà, quando agirà il Manu completamente umano, quindi il Maitreya Buddha, e Mani Manes, chiamato anche Parsifal. Quindi Christian Rosenkreuz ha come simboli principali, lo sapete, la rosa e la croce. L'unione di questi due elementi significa, proprio in sintesi, l'unione di quella che è la croce, cioè è la conoscenza, con quello che è la rosa, quindi il sentimento purificato. Quindi sostanzialmente questi due elementi, che poi possono avere anche delle altre sfumature, tenete presente, ma in generale sono un'unione dell'elemento conoscitivo con l'elemento del sentimento, quindi del cuore, della purga del cuore o purificazione del cuore. L'impulso
Il percorso rosicruciano, quindi, è strettamente collegato soprattutto alle incarnazioni precedenti di Christian Rosenkreuz, e la prima incarnazione di Christian Rosenkreuz che noi riusciamo a risalire, quindi attraverso la scienza dello spirito antroposofica, è Caino. Quindi ci troviamo essenzialmente nell'era lemurica. In particolare, diciamo, siamo al passaggio tra l'era iperborea e l'era lemurica. Caino è fratellastro di Abele. Quindi nelle leggende massoniche si ritrova questa differenza del fatto che Caino e Abele non sono fratelli, totalmente fratelli, sono due generazioni diverse. Caino è stato generato dal sole a contatto con la terra, che noi possiamo chiamare madre terra, Eva. Quindi di conseguenza Caino è uno spirito solare. La sua generazione deriva senza l'intervento della sessualità dal modo in cui il Cristo, come spirito solare, quindi quando era ancora tutt'uno nella sfera del sole, si è riversato, ha guardato la terra. Questa colonna, diciamo, di forze solari è anche quella che nella Genesi se ne parla, diciamo, come i quattro fiumi del paradiso. I quattro fiumi del paradiso sono l'afflusso dei quattro eteri dal sole sulla terra. Quindi dovete tenere presente che nell'era iperborea, ricordatevi che il sole si è separato dalla massa della terra che era ancora unita alla luna, e quindi il sole irradia dall'esterno sulla massa della terra-luna. Quello che irradia sono appunto i quattro fiumi del paradiso, che quindi arrivano sostanzialmente dal sole come un unico fiume, diciamo così, un unico arraggiamento, e poi si separano in quattro quando arrivano sulla terra. Quindi, di conseguenza, osservare, diciamo, questo riversarsi delle forze solari della terra ha generato il primo figlio di Eva, che è appunto Caino. L'altro figlio, Abele, deriva invece da un'era successiva, che è appunto l'era lemurica, che succede a quella iperborea, con delle forze molto diverse, perché è Geova, quindi è lo spirito della luna, che dà la possibilità ad Adamo ed Eva per riproduzione sessuale di generare Abele. E da qui ovviamente scaturirà anche il dilemma e, diciamo, tutto quello che è il conflitto tra Caino e Abele, quindi con l'uccisione di Abele da parte di Caino. Questo perché quando viene generato Abele è Geova, quindi è l'Eloa, quindi lo spirito della luna che domina l'era lemurica, e quindi di conseguenza quello che accade è che non accetta il sacrificio solare di Caino, cioè dei vegetali, del raccolto, mentre accetta quello animale di Abele. Quindi Caino porta il culto solare, il culto del sole, che corrisponde a un sacrificio vegetale. Ovvero il culto del sole prevede come pratica, diciamo, la trasformazione di quello che è un elemento orizzontale minerale in un elemento verticale vegetale. Quindi è colui che trasforma, infondendo le sue forze solari in ciò che fa. Questa via, che sostanzialmente è rimasta come un retroscena, diciamo, di tutta la spiritualità da quel momento, dal rifiuto di Geova del sacrificio di Caino, rimane quindi come la via più occulta per tutto il periodo, che arriva fino al mistero del Golgota, quando poi finalmente si ha lo scambio tale per cui le forze di Abele, quindi della via di Abele, vanno a divenire meno importanti, meno prevalenti, e comincia la prevalenza della via di Caino. Quindi noi oggi ci troviamo essenzialmente tutti implicati a diverso titolo, sia nella via di Abele che nella via di Caino, ma con la prevalenza in generale della via di Caino. In alcuni casi alcuni individui hanno una prevalenza di forze di Abele, ma
Allo stesso tempo dovete tenere presente che sono commiste queste due correnti, sono sempre commiste. Potremmo anche dire che una è una via più, diciamo, della trasformazione, quella di Caino, quindi della scienza e anche dell'arte, dell'artigianato, mentre l'altra è una via più contemplativa, mistica, religiosa, che è appunto quella di Abele. Abele non trasforma, ma ripete l'uguale, quindi è un conservatore, diciamo così. Ci spostiamo poi, quindi questo tenete presente, qui stiamo parlando delle forze solari, ci spostiamo poi sull'Atlantide, quindi siamo essenzialmente dopo l'era lemurica. La fine della Lemuria avviene per una distruzione nel fuoco, quindi la catastrofe del fuoco, di cui avrete già letto o sentito. La catastrofe del fuoco è generata dal fatto che gli spiriti luciferici hanno posseduto completamente la volontà umana, che aveva un effetto magico su quella che era la Terra, e sostanzialmente istigano delle forze telluriche delle profondità della Terra, per la precisione dal sesto strato interno della Terra, e la fanno risalire sulla superficie. E questo genera questo cataclisma del fuoco. Arriviamo nell'era Atlantidea e qui ritroviamo le forze solari di cui abbiamo parlato con Caino. Queste forze solari sono quelle proprie dell'oracolo del Sole. Su Atlantide infatti ci sono sette oracoli più uno, diciamo così. Questi sette oracoli sono sostanzialmente quei luoghi in cui vengono coltivati i misteri planetari. Quindi sostanzialmente c'è il mistero planetario di Saturno, di Giove, di Marte, di Venere, di Mercurio, della Luna, di Vulcano e un più un ulteriore oracolo. Questo oracolo, in un certo senso, è quello che li collegava tutti tra loro, tutti e sette. Ed era appunto l'oracolo del Sole. Questo oracolo era sostanzialmente quello che per tutta l'era Atlantidea ha tenuto sostanzialmente la sostanza più pura di tutti gli oracoli. Tant'è vero che quando a metà dell'era Atlantidea la civiltà Atlantidea viene sostanzialmente tentata da Arimane, quindi abbiamo nell'era lemurica precedente la tentazione di Lucifero, il serpente, in questa abbiamo la tentazione invece di Arimane, entrano le forze del materialismo e tutti gli oracoli, bene o male, diciamo, hanno una loro corruzione verso il materialismo, tranne l'oracolo del Sole. Il custode dell'oracolo del Sole è quello che poi ritroveremo anche, se ne parla nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, ed è quella figura misteriosa chiamata Melchisedec. Questo ve lo dico come nota a parte, perché fa parte di qualcosa di più complesso, però per darvi l'idea che in quel periodo è coltivata appunto da quest'altra individualità. Su Atlantide compare in una forma che, diciamo, possiamo già incominciare a riconoscere come Rosa Croce, anche se non viene chiamata così, ma è la Rosa Croce, appunto la corrente rosicruciana. Sostanzialmente l'Atlantideo aveva un'enorme capacità immaginativa. Quindi non percepiva come noi all'esterno, percepiva interiormente delle immagini chiaroveggenti, in una forma sognante, non pienamente cosciente. Questa percezione era in particolare legata alla natura. Quindi quando l'Atlantideo andava nella natura, lui percepiva la cosiddetta parola spirito. Questa parola spirito era la parola che aveva originariamente creato tutta l'evoluzione cosmica. Ed era come una eco che veniva ripetuta, diciamo, perché risuonava nella natura. Quindi l'Atlantideo nella natura ascoltava la parola spirito risuonare. E nel momento in cui l'ascoltava, dentro di sé, nella sua anima, aveva un ritorno, quindi a sua volta una eco interiore, di questa parola spirito. In questo rapporto tra gli elementi della natura che parlavano all'Atlantideo e l'Atlantideo da cui sorgeva questa eco della parola spirito,
quello che avveniva è che veniva intessuta la parola spirito nell'anima dell'Atlantideo. Quindi c'era una risonanza tra quella che era la parola spirito che risuonava nella natura e l'interiorità dell'essere umano nell'Atlantide. Tenete presente che questa cosa, diciamo, che ci può in un certo senso ispirare molto, soprattutto quando ci immergiamo nell'ambiente naturale, tenete presente che è qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto in un'incarnazione atlantidea. Quindi quando noi parliamo della scienza dello spirito come quella via che ci ricollega alla percezione dello spirituale nella natura e in generale nel mondo, nella percezione del mondo, noi stiamo parlando dell'originaria attività che noi oggi chiameremo religione. Religione significa ricollegare. Dal momento in cui l'Atlantide è stata distrutta, che è stato sostanzialmente il diluvio universale, quello di cui se ne parla anche nel libro della Genesi, quello che è accaduto è che l'uomo ha perso il collegamento con questa parola spirito che risuonava nella natura. Man mano si è esteriorizzato, quindi i suoi sensi sono andati sempre più esteriorizzandosi e non ode più questa parola spirito risuonare nella natura. La religione, che fondamentalmente, diciamo, va progressivamente strutturandosi, nel senso di ricollegare a questa nostalgia, diciamo, permettere di ricollegarci e di sanare questa nostalgia verso i mondi sovrasensibili, nasce proprio nel passaggio tra l'Atlantide e quello che accade dopo. La parola cosmica aveva un suono. Questo suono è il suono della Tau, quindi T-A-U. Era la presenza sostanzialmente del Cristo nella natura, Cristo come creatore dell'esistenza terrestre. Tau, diciamo, per una serie diciamo di successive evoluzioni, diventa da un lato quella che noi chiamiamo la croce Tau, e dall'altro in tedesco rimane come parola a indicare la rugiada. Tant'è vero che il termine Rosa Croce in realtà è una traduzione europea, perché l'originaria Rosa Croce in realtà è composta dalla parola Ros e Crux in latino. Ros in latino vuol dire rugiada, come Tau in tedesco. Quindi in realtà è la rugiada l'aspetto fondamentale. Tant'è che i rosicruciani, quindi anche gli alchimisti, parlavano della rugiada della rosa. E la maggioranza, diciamo, delle operazioni che avvenivano in acqua per l'alchimia dovevano avvenire nel mezzo della rugiada. Paracelso, per esempio, sviluppò appunto tutta una serie di tecniche per raccogliere quanta più rugiada dalle foglie delle piante poco prima dell'alba, perché la rugiada ha delle proprietà particolari. La rugiada ha delle proprietà che derivano da questo nostro passato atlantideo. Ovvero, sull'Atlantide, questa parola spirito che risuonava nella natura dovete immaginare risuonare in un'atmosfera che non è sottile come non era sottile come quella che noi abbiamo oggi. L'acqua e l'aria erano ancora tutt'uno. Quindi era, se volete, un'aria più densa e un'acqua più sottile. Questa parola spirito risuonava in questo mezzo liquido, e quello che è accaduto da quando si sono separate l'aria e l'acqua col diluvio universale è che si è potuta formare la rugiada. Quindi la rugiada è quell'elemento che contiene in sé, soprattutto perché è collegato al regno vegetale, gli impulsi cosmici della parola spirito. Voi pensate che la rugiada viene a formarsi in modo che fondamentalmente, finché non viene, per esempio, raccolta, è del tutto cosmica.
perché non ha mai toccato terra e si è formata dall'interazione tra l'aria rarefatta appunto dopo il diluvio universale e la pianta, che è la rappresentante delle forze eteriche, le forze vitali intessute in quella che è la creazione. Quindi gli alchimisti utilizzavano la rugiada perché era fondamentalmente un concentrato di forze cosmiche. Quindi tenete presente appunto che la prima forma di rosa croce, in un certo senso, nel senso appunto della Tau, come rugiada, quindi, compare proprio già sull'Atlantide. In generale, appunto, poi col culto solare. Quindi il culto solare è sempre collegato al fatto che il sole è il centro di irraggiamento delle forze vitali di cui abbiamo parlato adesso, forze vegetali. Le stesse forze che erano quelle che Caino trasformava per mezzo del suo sforzo. Il minerale lo trasformava in vegetale. Arriviamo poi a un periodo che è all'incirca nell'epoca egizio-caldaica, siamo sostanzialmente nell'800 avanti Cristo circa, e qui quello che accade è che il maestro architetto del Tempio di Salomone, Hiram Abiff, viene chiamato da Salomone appunto perché Salomone ha ricevuto una visione divina, quindi ha percepito l'immagine di un tempio che rappresenti in se stesso il luogo dove coltivare la religione di cui abbiamo parlato, quindi è il luogo in cui l'uomo può incontrare la divinità, quindi a determinate proporzioni, per esempio, proporzioni cosmiche, ma l'unico aspetto è che Salomone non può costruirlo da solo, perché non ne ha le capacità. Salomone può solo ricevere la visione del progetto. Quindi deve chiamare da una città, Tiro, Hiram Abiff, che è il più grande architetto del suo tempo. Quindi Hiram Abiff si unisce in quest'opera a Salomone e costruisce, e insieme costruiscono questo tempio. Quindi forse questo già vi dà un'indicazione. Queste due individualità, quindi Hiram Abiff e Salomone, sono un po', diciamo, uno capace di trasformare le cose, di costruirle, Hiram Abiff, e l'altro capace invece di ricevere gli impulsi dal divino, delle immagini, ma non è capace di costruirle, Salomone. Hiram Abiff è il Caino reincarnato. Salomone è Abele reincarnato. Quindi qui si ha l'unione, diciamo, delle forze di Hiram Abiff, del fuoco solare, di Caino, e di Abele, dell'acqua lunare cosiddetta, che sono quelle appunto di Salomone, cioè la capacità di ricevere rivelazioni dal divino. Qui compare anche un altro simbolo di cui abbiamo appena parlato, la Tau, perché la Tau, appunto con il significato di croce, è quella che serve a Hiram Abiff per dare istruzioni di costruzione agli apprendisti e compagni che costruiranno il Tempio di Salomone. Usa il segno della Tau, cioè una croce a T. Quindi in questa Tau Hiram Abiff ha la capacità di chiamare a sé e di dirigere il lavoro dei suoi operai. Qualche cosa che Salomone non è in grado di fare. Salomone, per esempio, era un mago essenzialmente. Aveva delle capacità magiche, ma non era in grado di costruire qualche cosa trasformandolo dall'elemento minerale. Come invece era Hiram Abiff. Diciamo, questo progetto del Tempio di Salomone sarebbe dovuto completare con la cosiddetta fusione del mare di bronzo, che sarebbe stata un'unione di sette metalli, dei sette metalli di cui abbiamo parlato anche per gli oracoli di Atlantide. Tuttavia questo non può avvenire, perché avviene qualcosa nel frattempo.
vi è una contesa essenzialmente tra Salomone e Hiramabith, per la quale la promessa sposa di Salomone, la regina di Saba, chiamata Balchis, se dapprima è innamorata di Salomone, successivamente, vedendo Hiramabith, si innamora di Hiramabith. A questo punto, chiaramente, tra i due si sviluppa un'inimicizia, soprattutto da parte di Salomone, in realtà, verso Hiramabith. E quindi Salomone chiede, istiga, piuttosto, tre cattivi compagni, chiamate anche i tre ruffiani, a sabotare il progetto del mare di bronzo di Hiramabith, dove lui avrebbe manifestato completamente la padronanza della forza della Tau, questa forza creativa. Pensate che il mare di bronzo sarebbe dovuto divenire completamente di cristallo, diciamo così, trasparente, e avrebbe dovuto rappresentare, questo ce lo dice Steiner, il collegamento con il mare di cristallo di cui si parla nell'Apocalisse, nella Gerusalemme celeste, che a sua volta sarebbe quella che avrete letto è l'immagine del futuro Giove. Quindi di conseguenza questo sabotare, diciamo, questo nel mare di bronzo comporta essenzialmente che in qualche modo l'opera di Hiramabith non può ancora completarsi. Vi ricordate un po' come era successo quando Geova rifiutò il sacrificio di Caino e accettò quello di Abele? Qui Abele, Salomone, istiga tre cattivi compagni a sabotare l'opera del maestro Hiramabith. Riescono a sabotarle, ma in questo sabotaggio Hiramabith riesce a recuperare un simbolo. Qui è, diciamo, c'è un aspetto immaginativo. Sostanzialmente quello che accade è che il mare di bronzo esplode, Hiramabith discende in un tunnel, diciamo così, che lo conduce fino al centro della Terra, e qui gli viene consegnato da Caino un triangolo dorato sul quale è inscritta, diciamo, una parola sacra. Quindi Hiramabith ritorna alla superficie con questo delta dorato. Il delta dorato rappresenta sostanzialmente il fatto che nel futuro sarà Hiramabith a guidare l'evoluzione. Il triangolo dorato, appunto, in riferimento al calmare di bronzo, è sostanzialmente il triplice spirito, quindi Atma, Budi e Manas. Quindi significa che l'evoluzione spirituale è stata data, secondo la via solare, è stata data da Caino direttamente a Hiramabith. A quel punto si compie la vendetta di Salomone, ovvero Salomone, cioè Abele, riversa, diciamo, quello che era avvenuto come evento, come primo omicidio, Caino che uccide Abele, adesso è Abele che indirettamente fa uccidere Caino. Quindi Salomone istiga ulteriormente i tre ruffiani e li istiga a fargli consegnare la parola inscritta sul delta dorato. Questo avviene con un attacco al tempio, quindi nel tempio di Salomone. I tre ruffiani lo attaccano da tre lati diversi. L'attaccano da occidente, da meridione e da oriente, e lo colpiscono in tre punti diversi sul cranio, sulla testa, proprio gli stessi tre punti che sono rappresentati dal triangolo dorato, che quindi sono Atma, Budi e Manas. Quindi viene ucciso Hiramabith, al terzo colpo muore, e viene seppellito, gli viene messo sopra un ramo d'acacia, che peraltro non morirà, l'acacia è un simbolo solare nuovamente, e poi successivamente altri 12 buoni compagni andranno a cercare questa, diciamo, la sepoltura che era stata fatta dai tre ruffiani, e riuscirono a recuperare il cadavere, diciamo, di Hiramabith. Da quel momento Hiramabith, come maestro massone, il maestro architetto del Tempio di Salomone,
vive nell'anima di coloro che sono andati a cercare il suo cadavere. Questo fa parte della leggenda massonica, per farvi capire che la Rosa Croce assume anche, nel corso della storia, delle forme massoniche di cui poi parleremo. Arriviamo al tempo del Cristo. Quindi seguiamo l'incarnazione di Caino. Al tempo del Cristo, quindi siamo a circa nel 30 dopo Cristo, quindi quello che segniamo come zero, abbiamo l'evento della resurrezione di Lazzaro. Quindi Lazzaro, che sostanzialmente stava morendo, ci racconta Steiner, in realtà quello che stava avvenendo era un'antica iniziazione, quindi in particolare quella che viene chiamata la morte mistica, quindi era una forma di sepoltura rituale in cui si rimaneva sepolti come morti in uno stato comatoso per 3 giorni e mezzo. Questa pratica, che era stata coltivata fino a quel momento, siamo arrivati alla svolta dei tempi, siamo arrivati all'incarnazione del Cristo, era stata appunto praticata dagli ierofanti dei misteri nell'antichità. Quindi c'era uno ierofante, c'era un discepolo che veniva scelto, quindi un candidato, e coloro che effettivamente riuscivano a passare questa prova divenivano iniziati, gli altri morivano. Quindi pochi riuscivano a sopravvivere a questa pratica. Quando arriviamo al mistero del Golgotha, questa pratica è già essenzialmente decaduta. Quindi fondamentalmente Lazzaro rischia davvero di morire e in un certo senso per qualche cosa che non l'avrebbe condotto al risultato sperato. Nell'antichità la pratica della, appunto, di questa sepoltura rituale della morte mistica veniva praticata in quanto in questo stato comatoso l'io, diciamo che era ancora in uno stato peraltro non totalmente autocosciente come noi lo percepiamo, ma aleggiava, diciamo, ancora sopra l'essere umano, l'io, il corpo astrale, uscivano dal corpo fisico eterico, ma non solo, essendo in uno stato comatoso, anche il corpo eterico usciva fuori, fin tanto però da lasciare in una sospensione vitale il candidato. Quindi non totalmente, perché altrimenti sarebbe morto sicuramente. Nel momento in cui il corpo eterico usciva, contemporaneamente al fatto che il corpo astrale e l'io si erano spansi nell'universo, quindi nelle sfere celesti, quello che avveniva è che veniva impressa tutta la storia cosmica nel corpo eterico. Quindi le condizioni che erano registrate nella cronaca d'Akasha si riversavano nel corpo eterico dell'iniziato. Questo Lazzaro rischia di non poterlo fare, ma siamo alla svolta dei tempi, interviene direttamente il Cristo. In questa, diciamo, in questo momento, quindi, il Cristo effettua, essendo lo spirito solare, quindi il Cristo è lo spirito del sole, effettua la prima iniziazione cainita, cioè dalle forze solari, direttamente dalle forze solari, nel corpo eterico di Lazzaro. A questo punto, quindi, abbiamo l'iniziazione nell'eterico di Lazzaro, e Lazzaro, una volta risorto, cambia nome, diviene Giovanni. Questo avviene perché, peraltro, diciamo, acquisisce il sé spirituale di Giovanni Battista, quindi questo però ci porta lontano, ma tenete presente che viene completamente trasformato ed è il prototipo dell'iniziato del cristianesimo esoterico. Tant'è vero che si parlerà della Chiesa di Giovanni contrapposta alla Chiesa di Pietro, come due vie. La Chiesa di Pietro è la Chiesa esoterica, quindi esteriore, la Chiesa interiore è la Chiesa di Giovanni. A questo punto, quella che era l'antica Tau, siamo nel mistero del Golgotha, diviene la croce cristiana. Voi dovete tenere presente che nelle antiche immagini della crocifissione le due croci dei ladroni sono a forma di Tau o hanno un braccio
superiore molto breve, mentre la croce del Cristo comincia ad avere un braccio superiore più allungato. A questo punto siamo nel momento della storia in cui l'io può essere, da questo momento in poi, totalmente incarnato. Siamo nelle forze dell'anima razionale, quindi non siamo ancora nell'anima cosciente, ma può completamente incarnarsi. Sotto la croce c'è Lazzaro Giovanni, colui che sarà Giovanni l'Evangelista. Questa individualità è Caino, è Hiram Abiff. Ora facciamo un passo avanti, siamo circa nel 46 d.C. A questo punto siamo nell'era apostolica. Gli apostoli sono partiti da Gerusalemme e si sono andati in tutto il mondo essenzialmente. Andando in tutto il mondo, ve n'è uno in particolare, San Marco, quindi Marco, che va nell'Africa del Nord, ad Alessandria d'Egitto. E qui Marco porta la sua corrente particolare cristiana, che noi possiamo chiamare, in un certo senso, lui è l'iniziato, diciamo, del fuoco, nuovamente, quindi l'elemento del fuoco, il leone, il suo simbolo, quindi il leone come segno del leone, e le forze del coraggio. Quindi Marco porta queste forze ad Alessandria d'Egitto, e ad Alessandria d'Egitto incontra un altro iniziato, che è un iniziato dei misteri egizi, il cui nome è Ormus. Ormus è il sacerdote del tempio di Serapis di Alessandria d'Egitto. Ormus amministra, diciamo, quella che è gli ultimi misteri custoditi nella forma più pura possibile dell'antico Egitto. Serapis è sostanzialmente l'unione di Osiride, che è appunto il dio solare, e Apis, che è il toro cosmico. Stesso toro cosmico di cui si parla per esempio nei misteri di Mitra, anche se ha un altro nome, e che è quello che compare per esempio nell'Antico Testamento con il nome di Vitello d'Oro. Le forze del toro cosmico sono essenzialmente le forze della saggezza insite nella natura. Tant'è vero che gli egizi sostanzialmente percepivano le divinità nelle forze della natura e nelle stelle. Le divinità più elevate erano stellari e planetarie, quelle più, diciamo, vicine all'uomo erano divinità che avevano a che fare con la natura. Quindi sostanzialmente qui si ha l'incontro tra la via del cristianesimo, quindi cristianesimo che peraltro noi oggi chiamiamo la Chiesa Copta o Chiesa di San Marco, e invece l'aspetto dell'ermetismo egizio con Ormus. Questa unione della corrente ermetica e della corrente del cristianesimo, appunto, di Marco, origina due aspetti. Una, appunto, la Chiesa Copta, in cui peraltro, se voi andate a vedere qual è la croce della Chiesa Copta, è un ankh egizio con all'interno a sua volta una croce greca. Quindi già questo vi riporta a un'altra immagine di cui abbiamo parlato, che è la Tau. Quindi è una Tau con sopra un cerchio e all'interno una croce. L'altro aspetto che origina, quindi è un aspetto esoterico, è la Chiesa Copta. L'aspetto esoterico è quello che viene chiamato rito di Mizraim, cioè rito dell'Egitto, che è la più antica forma di quella che chiameremo appunto massoneria. Questo rito, il rito di Mizraim, sarà poi quel veicolo rosicruciano che Steiner porterà nella sezione esoterica, dove appunto coltiverà quella che viene chiamata la seconda e la terza classe. Il rito di Mizraim, la conoscenza del rito di Mizraim, verrà poi portata in una certa forma dai Templari nel momento in cui saranno, diciamo,
fondamentalmente saranno impegnati nelle crociate e alcuni di loro verranno a contatto con questa corrente esoterica che appunto possiamo chiamare rito di Mizraim e la riporteranno poi sostanzialmente in Europa. Questo per darvi anche un nesso successivo. Qui quindi nasce il veicolo, la forma di quello che è l'impulso rosicruciano, il rito di Mizraim, dall'unione dell'impulso di Marco e di Ormus, cioè del cristianesimo leonino, del cristianesimo delle forze del coraggio di Marco e dall'altro lato dell'impulso ermetico invece di Ormus. Adesso arriviamo, siamo nel XIII secolo in Europa, quindi siamo intorno all'inizio del 1200, poco prima nella prima metà. A questo punto noi abbiamo una incarnazione del futuro Christian Rosenkreuz, di quello che abbiamo chiamato appunto essere Lazzaro Giovanni l'Evangelista, l'abbiamo diciamo lasciato lì, di cui non abbiamo il nome, non c'è un nome. Viene chiamato il fanciullo sconosciuto. Questo fanciullo nasce entro una comunità del tutto particolare in Francia. Nasce in una comunità catara. Il fanciullo sconosciuto, quindi, cui nome è sconosciuto, nasce in questa comunità catara. I catari dovete tenere presenti che sono un'emanazione molto trasformata di quello che era il manicheismo persiano, quindi la dottrina di Mani, di quel Mani, Manes o Parsifal di cui abbiamo già parlato, che origina nel III secolo dopo Cristo e dopo tutta una serie di trasformazioni arriva da un lato, il ramo orientale arriva fino alla Cina, il ramo occidentale arriva fino in Francia con i catari. Quindi sostanzialmente i catari coltivano una dottrina manichea trasformata. Tant'è vero che da qui deriva il loro dualismo, per esempio, tra il mondo della luce e il mondo delle tenebre. Catari significa i puri. Questo bambino nasce fragile, ma come compensazione, quindi fisicamente fragile, è gracile, ma per compensazione ha un'inclinazione innata verso la comprensione mistica del cosmo e del mondo. Questo accade spesso che quando c'è effettivamente una impossibilità fisica, una menomazione fisica, una debolezza fisica, questo viene compensato da una maggiore vita interiore, che però chiaramente deve essere in qualche modo regolata, perché altrimenti porta all'eccesso luciferico, quindi a uscire eccessivamente dal corpo. Quello che accade quindi è che questo bambino del tutto particolare viene chiaramente notato da quello che erano i perfetti catari, che sarebbero stati sostanzialmente, prendetela con le virgolette, i vescovi catari. Avevano delle caratteristiche molto diverse, ma erano le guide della comunità catara. Quindi i perfetti notano questo bambino e viene messo sotto una certa protezione. Ora voi dovete tenere presente che nel 1244 viene organizzata la crociata contro gli albigesi. La crociata contro gli albigesi non è altro che la crociata contro i catari. Quindi per la prima volta viene organizzata una crociata contro il cristianesimo, perché in effetti era un cristianesimo cataro, manicheo originariamente e poi cataro. Siamo quindi a Montségur, dove appunto avviene uno degli ultimi assedi sostanzialmente alla comunità catara. Montségur è una roccaforte, siamo appunto sempre nel sud della Francia. Quello che accade è che questo bambino, che ormai è diventato un fanciullo, viene portato via in gran segreto da alcuni cavalieri templari. La maggioranza dei cavalieri templari non ha partecipato alla crociata contro gli albigesi. Perché? Perché moltissimi templari erano di famiglie catare. Alcuni templari portano questo fanciullo sconosciuto in un'altra località per proteggerlo. In particolare viene portato in Austria,
in un luogo che si chiama Burg Lockenhaus. È un castello. Voi avete sentito sicuramente parlare che secondo alcuni i catari, quello che riescono a portare fuori da Montsegura è il Santo Graal. Quindi che viene portato fuori un gran tesoro, addirittura, diciamo, Otto Rann, che è stato poi un, diciamo, sostanzialmente è stato un emissario, anche vittima del, diciamo, dei gerarchi nazisti, viene inviato proprio a Montsegur per scoprire, per andare sulle tracce, diciamo, di questo tesoro dei catari, identificare se effettivamente era il Santo Graal. Ecco, quello che sfugge alla maggioranza di coloro che si dedicano a questa questione è che questo tesoro dei catari non è un oggetto. Il tesoro dei catari è l'incarnazione nel XIII secolo del futuro Christian Rosenkreuz. È il fanciullo sconosciuto stesso. Quindi, il fanciullo sconosciuto è quello che noi normalmente chiamiamo Santo Graal, in un certo senso. E ora capiremo il perché. Una volta portato in Austria, a Burg Lockenhaus, viene accolto in questa cerchia di 12 mistici. Questi 12 mistici, ognuno di questi era portatore di una delle 12 correnti della saggezza di tutte le precedenti epoche dell'umanità, compresa quella del tempo, cioè quella che era l'incipiente conoscenza del mondo della natura, quindi che sarebbe diventata poi la scienza successivamente. I 12 mistici educano questo fanciullo, di cui non conosciamo il nome, questo giovane, e man mano vi riversano tutta la saggezza del mondo fino a quel momento. E contemporaneamente tutti i 12 punti di vista che noi conosciamo come appunto i punti di vista dello zodiaco. Sono 12 correnti di saggezza di tutto il mondo, dall'Oriente all'Occidente, e i 12 punti di vista. Questa saggezza viene riversata nel corpo astrale del fanciullo sconosciuto. A quel punto, sostanzialmente, in questa, immaginate che questa, diciamo, questo giovane, questo fanciullo che viene circondato da 12 mistici che coltivano questa profonda spiritualità, riversano nel fanciullo questa conoscenza, e questa conoscenza provoca, induce una trasformazione profondissima nel fanciullo. Voi dovete immaginare che nel momento in cui questa saggezza viene riversata nel corpo astrale del fanciullo, che già aveva questa inclinazione di cui abbiamo parlato prima per la comprensione mistica del mondo, quello che accade è che, come in una sorta di, diciamo, di travaso, il corpo eterico si svuota da quelle che erano le scorie inserite dagli impulsi luciferici nel corpo astrale e arimanici nel corpo eterico, dalle originarie tentazioni nell'era lemurica, Lucifero, e nell'era atlantidea, Arimane. Quindi è un essere umano che diventa totalmente un calice per il mondo sovrasensibile. Il corpo astrale, in particolare di questo fanciullo sconosciuto, è quello che possiamo indicare come Santo Graal. Anche se non è chiaramente l'unico, è il corpo astrale in sé che si rende calice per contenere la saggezza di 12 mistici. Quindi il Santo Graal non è tanto, ovviamente, è un oggetto, chiaramente, che è quello di Giuseppe di Arimatea, è la coppa di Giuseppe di Arimatea, ma non è questo l'aspetto fondamentale. L'aspetto fondamentale è che il Santo Graal diventa una possibilità evolutiva dell'essere umano. La possibilità che il corpo astrale si renda una coppa per ricevere la conoscenza sovrasensibile. Questo è possibile per la prima volta
in questa forma, diciamo così, in questa incarnazione del fanciullo sconosciuto. Non è la prima volta nella storia, perché è già successo. Vi ho già citato prima Mani che si incarna come Parsifal nel IX secolo, quindi prima di questo evento, qui siamo nel XIII, Mani, nell'incarnazione come Parsifal, ha già ottenuto il Santo Graal. La vicenda, appunto, che deriva dal ciclo arturiano e poi va avanti con il ciclo del Graal, della cerca del Graal, dove Parsifal è il primo che lo conquista. Poi verrà conquistato anche da Galad, che è il figlio di Lancelot e Ginevra, e Bors, quindi sono tre i cavalieri del Graal, essenzialmente. Ma questa, nell'ambito della, appunto, della sequenza di cui stiamo parlando, di Christian Rosenkreuz, è il momento in cui, per la prima volta, vi si rende disponibile questa trasformazione del corpo astrale. Quindi ricordatevi che Lazzaro viene iniziato nel corpo eterico, il fanciullo sconosciuto viene iniziato nelle forze del corpo astrale. Quindi manca ancora un'iniziazione per essere completa. Quindi il corpo del giovane diviene, immaginate, trasparente, viene completamente rinnovato il corpo eterico ed espelle quella che viene chiamata la cenere, cioè quella parte residua dalla caduta dell'uomo nell'era lemurica. È quell'aspetto, diciamo, che è interno all'essere umano e che oscura i corpi dell'essere umano. Potremmo dire appunto la materia che si è fatta densa, si è fatta tenebra. Nel momento in cui concludono questo riversare della conoscenza esoterica nel fanciullo sconosciuto, quello che avviene è che il fanciullo sconosciuto, diciamo, è come se risorgesse sostanzialmente e restituisce quello che gli era stato precedentemente dato dai 12 mistici in una nuova forma. Restituisce un nuovo cristianesimo completamente esoterico. Tutta la conoscenza dei 12 mistici, che quindi partiva sostanzialmente da quella che era l'originaria, l'origine di tutta l'umanità, quindi tutti i sette oracoli di Atlantide, tutte le epoche di cultura fino a venire qui, quindi i sette più i cinque, sette oracoli di Atlantide e cinque epoche di cultura, tutta questa saggezza antica viene rinnovata completamente nel fanciullo sconosciuto, che quindi dona questa forma del cristianesimo esoterico completamente rinnovato come sintesi di tutte le religioni e concezioni del mondo esistenti. A quel punto lì avviene un fatto. Dopo qualche tempo questo fanciullo si lascia morire di inedia, quindi non riesce più a mangiare. Perché sostanzialmente quello che succede è che all'interno del cibo che gli viene dato c'è di nuovo della cenere, cioè del residuo della cacciata dal paradiso terrestre, dall'ingresso delle forze luciferiche arimaniche, che lui non può avere in sé. Questa pratica, peraltro, questa pratica del morire di inedia, era qualcosa che era presente in generale nelle dottrine dei catari e qualcuno di voi magari la conoscerà, viene chiamata endura. Questa era una pratica che appunto i perfetti catari mettevano in atto alla fine della propria vita terrestre, per liberarsi completamente dal residuo di cenere, cioè la tenebra. Peraltro vi consiglio di andare a vedere un meraviglioso dipinto di Claudius Jacquin, si chiama, scritto Jacquand, quindi J-A-C-Q-U-A-N-D, Claudius Jacquin, che si intitola Le Jeune Gaston di l'Ange de Foix, quindi il giovane Gastone detto l'angelo di Foix. Questo dipinto, secondo, diciamo, delle, diciamo, quello che è un'interpretazione esoterica, oltre appunto a parlare di questo giovane Gastone, l'angelo di Foix, in realtà, da un punto di vista sovrasensibile, rappresenta la morte per inedia del fanciullo sconosciuto, del fanciullo cataro. E questo
è visibile, diciamo, se si entra profondamente in questa vicenda, e si osserva anche come appunto tutta la scena è rappresentata. Peraltro ci sono anche dei dettagli che parlano proprio dell'esoterismo di questo quadro, quindi io vi consiglio di cercarlo, di andare a vedere e contemplarlo avendo in mente la narrazione di cui vi ho parlato. Quindi arriviamo finalmente nell'epoca europea con Christian Rosenkreuz. Siamo nel quel periodo che va dal 1378 al 1484. Si incarna quell'individualità che noi chiamiamo simbolicamente, un nome iniziatico, Christian Rosenkreuz. Quindi è l'incarnazione in cui viene chiamato, gli viene dato questo titolo di Cristiano Rosa Croce. Quindi va in pellegrinaggio in Medio Oriente, a Cipro, poi a Damasco, in Terra Santa, e infine giunge in Marocco, a Fez, e poi in Spagna e torna in Germania. Tenete presente che tutto questo è narrato nei manifesti, quindi la Fama Fraternitatis, la Confesso Fraternitatis e le Nozze Chimiche di Christian Rosenkreuz, che vengono pubblicati nel 1614, 615 e 1616. Quindi sostanzialmente a Damasco, in questa incarnazione, sperimenta l'esperienza di Damasco, cioè la visione del Cristo eterico, di cui ha anche l'esperienza Paolo. Quando Saulo diventa Paolo, la fulminazione sulla via di Damasco significa che riesce a percepire il Cristo eterico. Voi pensate che entra in questa incarnazione come Christian Rosenkreuz, avendo già avuto l'iniziazione nel corpo eterico dal Cristo, come Lazzaro, e nel corpo astrale, dai 12 mistici, avendo ricevuto in sé essenzialmente il cristianesimo esoterico. Quindi c'è una prontezza nel poter vivere questo nell'esperienza di vita. Recupera le memorie delle vite precedenti e durante il suo pellegrinaggio si ricollega alle antiche concezioni, quindi le antiche, soprattutto correnti esoteriche, nella forma in cui sono, diciamo, arrivate fino al 1300, alla fine del 1300, nel 1400. Quindi la Terra Santa in generale rappresenta la comprensione dei misteri del cristianesimo esoterico e il collegamento con l'ebraismo e quindi tutto l'aspetto, diciamo, della mistica ebraica. Fez, di cui abbiamo parlato, è la conoscenza della magia degli esseri elementari e la comprensione quindi occulta della natura. La Spagna rappresenta la conoscenza della cabala, i maggiori cabalisti erano in Spagna, e quindi dell'esoterismo, che peraltro proprio in Spagna ha una transizione, diciamo, che poi si sposterà nel centro Europa, che da ebraico progressivamente diventa cristiano. E la Germania, che è il cuore dell'Europa, rappresenta la futura anima cosciente, che appunto comincerà come epoca nel 1413. Quindi siamo proprio in questo periodo. E quindi è per questo che Christian Rosenkreuz è il maestro dell'anima cosciente, perché ottiene la sua ultima iniziazione proprio nell'epoca dell'anima cosciente. Quindi quello che accade, quello che viene narrato come iniziazione di Christian Rosenkreuz, sono le Nozze Chimiche, che appunto pubblicate nel 1616. Nelle Nozze Chimiche viene narrata in una forma immaginativa l'iniziazione a questo, diciamo, in questo secondo un processo alchemico, in cui Christian Rosenkreuz diviene alla fine di questo processo il cavaliere della pietra d'oro. Qui Christian Rosenkreuz ha l'iniziazione, l'ha avuta nell'eterico, nell'astrale, qui là, nelle forze dell'io. Riceve sostanzialmente in questo che è, abbiamo parlato del corpo astrale trasformato, il sé spirituale, quindi questo santo Graal che sarà preparato nell'incarnazione precedente, l'io del Cristo, una copia dell'io del Cristo. Colui che dà questa sostanzialmente è una comunione sovrasensibile col Cristo, quindi immaginate che l'io del Cristo è come un'ostia che viene ricevuta da Christian Rosenkreuz nel suo calice. Colui che dona questa comunione con
l'io, quella copia dell'io del Cristo, è proprio Mani Parsifal. Che a sua volta l'aveva ricevuto prima di lui quando era divenuto, come Parsifal, cavaliere del Graal. A questo punto, come Christian Rosenkreuz, quindi, si attornia delle incarnazioni successive di quelli che erano stati i 12 mistici, che quindi coloro che erano i suoi maestri dell'incarnazione precedente, i 12 mistici, diventano i suoi primi discepoli. Si ritrovano coloro che avevano ricevuto il cristianesimo esoterico nell'incarnazione precedente come fanciullo sconosciuto. Quindi i 12 mistici reincarnati sono i primi membri dell'Ordine Rosa Croce, che noi chiamiamo proprio Ordine Rosa Croce. Ora arriviamo sempre più vicino a noi e parliamo di un'altra incarnazione molto importante, successiva di Christian Rosenkreuz, che è chiamata, è nota con questo nome, come Conte di Saint-Germain. Siamo quindi nel 1696, si presuppone che sia scomparso nel 1790. Saint-Germain fu alchimista e massone e fu il maestro di un'altra importantissima figura del cristianesimo, diciamo di quello che è il cristianesimo esoterico e la massoneria, nel senso egizio del termine, la massoneria egizia, che è il Conte di Cagliostro, che ha un particolare ruolo per l'Italia perché era fondamentalmente il portatore dell'anima di popolo italiano, dell'anima senziente. Saint-Germain è colui che fondamentalmente porterà nelle logge, soprattutto francesi, quello che è il triplice motto liberté, égalité, fraternité. E si assicura che la massoneria man mano prenda la giusta direzione. Voi sapete sostanzialmente forse che in quella, avrete magari sentito, che in quella parte della storia siamo sostanzialmente subito a ridosso, quindi siamo subito prima della rivoluzione francese, ci sono due correnti massoniche. Una è la massoneria illuminista, che però è un illuminismo spiritualista, e l'altra è la massoneria illuminista razionalista. Quindi sono due correnti di massoneria illuminista che si scontrano. In particolare, da un lato, diciamo, la massoneria illuminista spiritualista, rappresentata appunto da Saint-Germain e dal Conte di Cagliostro, e dall'altro lato invece avete questa massoneria illuminista razionalista che non è altro, diciamo, che è nota con un altro nome, che sono i cosiddetti Illuminati di Baviera, di Adam Weishaupt, di cui tanto si parla, ma poi fondamentalmente, diciamo, non si conosce l'origine di questo aspetto. La Rivoluzione francese è essenzialmente un prodotto dello scontro di queste due correnti, in cui Saint-Germain e Cagliostro cercano di compensare gli effetti di questo razionalismo dilagante. Un razionalismo che sta aprendo la porta all'ateismo e allo stesso tempo ha una classe nobiliare che è completamente decaduta, quindi è incapace di raccogliere gli spunti, gli impulsi che vengono da Saint-Germain e da Cagliostro. Tant'è vero che la loro missione non viene ascoltata, in particolare Cagliostro, che vivrà proprio a Versailles, non viene assolutamente ascoltato in questo, seppure farà delle predizioni e delle guarigioni miracolose. Quindi sostanzialmente loro combattono contro quella parte della massoneria che ha perduto il significato esoterico dei simboli e dei riti e stava degenerando appunto in questa deriva atea. Il piano fallisce e così nel 1690 Saint-Germain si ritira. C'è anche la testimonianza di quando si è ritirato, ed è importante per arrivare fino ad oggi, dice: domani notte partirò, sono richiesto a Costantinopoli e poi in Inghilterra. Sarò là per preparare due nuove invenzioni che avrete nel prossimo secolo, i treni e i battelli a vapore.
alla fine di questo secolo, io scomparirò dall'Europa e mi recherò nella regione dell'Himalaya. Dovrò riposare, devo riposare. Esattamente, tra 85 anni, la gente potrà nuovamente posare gli occhi su di me. Addio. Cosa succede 85 anni dopo? 85 anni dopo, da questa dichiarazione, siamo fondamentalmente nel 1875, viene fondata la Società Teosofica da Madame Blavatsky e il colonnello Olcott, alla presenza, quindi sotto l'impulso, alla presenza sovrasensibile dei maestri orientali chiamati Moria e Kutumi e di un terzo maestro occidentale, Saint Germain. A questo punto arriviamo al momento in cui, diciamo, c'è l'opera, si collega poi con l'opera di Steiner. Abbiamo detto prima la sezione esoterica, che fondamentalmente è questo rito di Mizraim di cui abbiamo parlato e che si collega da un lato a Gesù Zarathustra e dall'altro a Christian Rosenkreuz, che sono i due maestri della sezione esoterica di quella che era la sezione tedesca della Società Teosofica guidata da Steiner, che poi diventerà nel 1913 la Società Antroposofica. Da questo momento Christian Rosenkreuz è tutti gli effetti un bodhisattva, quindi un maestro di saggezza, è libero di incarnarsi in ogni secolo a piacimento, a necessità, al fine di assistere gli sviluppi dell'evoluzione spirituale nella storia. Da questo momento è possibile collegarsi all'impulso spirituale rosicruciano attraverso quello che sono i corpi conservati nei mondi sovrasensibili di Christian Rosenkreuz. Voi sapete che quando l'uomo ordinario muore, il suo corpo eterico si dissolve nel mondo eterico, nella sfera eterica della Terra, dopo 3 giorni e mezzo circa. Il corpo astrale, dopo un terzo della vita, della parte della vita passata nel sonno, si dissolve nel mondo astrale. Questo non avviene per i bodhisattva, per i maestri di saggezza. I maestri di saggezza, se hanno, per esempio, sviluppato il sé spirituale, hanno un corpo astrale che viene conservato nei mondi, sovrasensibili. Se hanno sviluppato lo spirito vitale, hanno un corpo eterico. E poi ulteriormente, se hanno sviluppato anche l'uomo spirito, e qui però siamo nel caso, per esempio, appunto abbiamo parlato prima di Mani, allora è accessibile anche il corpo di resurrezione. Però questo è qualcosa che adesso non ci interessa perché non appartiene direttamente a Christian Rosenkreuz. Quello che appartiene a Christian Rosenkreuz è che Steiner, nella sezione esoterica, attraverso una forma, quindi cultico-cerimoniale, si collega al corpo eterico di Christian Rosenkreuz. Quindi Steiner inizialmente incontra Christian Rosenkreuz attraverso una figura, quindi all'inizio lo incontra a circa 21 anni, è la figura di un erborista paracelsiano chiamato Felix Kogutsky, che poi morirà all'inizio del Novecento. Lo incontra a 21 anni e gli insegna sostanzialmente l'erboristeria e la dottrina delle segnature di Paracelso, quindi sostanzialmente quella che poi conduce alla spagiria, che è l'alchimia vegetale. Questo è il primo incontro e poi successivamente, quando decide di fondare la sezione esoterica, si unirà più profondamente appunto a questo impulso di portare la Rosa Croce come una forza evolutiva nella società umana, attraverso la coltivazione della sezione esoterica e da questa nella società teosofica o antroposofica e poi da questa nel mondo. Quindi il corpo astrale e il corpo eterico di Christian Rosenkreuz, date le iniziazioni che ha vissuto, sono presenti nei mondi sovrasensibili e irradiano la saggezza di Christian Rosenkreuz e la vita sovrasensibile di Christian Rosenkreuz.
Da quel momento, quindi, Christian Rosenkreutz, quando diviene appunto maestro di saggezza, irradia con questo corpo eterico e coloro che si avvicinano alla via esoterica occidentale per mezzo della scienza dello spirito, man mano che la interiorizzano, man mano che si avvicinano a quello che è la coltivazione di una vita esoterica secondo la scienza dello spirito antroposofica, possono entrare in contatto con quello che è il corpo eterico di Christian Rosenkreutz, l'irraggiamento, immaginate che è come un sole che irraggia forze per la vita sovrasensibile, per la coltivazione della vita sovrasensibile. L'ultima cosa di cui voglio parlare è appunto come Christian Rosenkreutz si manifesta in questo contatto. Steiner ci dà un'indicazione molto importante e dice: se nella vostra vita voi avete un momento in cui sostanzialmente le cose potevano andare o come sono andate o in un modo molto diverso, in particolare fa l'esempio, se per esempio state dormendo in un letto e improvvisamente il soffitto si crepa, il soffitto crolla su di voi, crolla su di voi schiacciandovi, ma in realtà voi avete una premonizione, una voce dentro di voi vi dice spostati, e questa persona sente un impulso irrefrenabile a spostarsi, ad andare via, ad alzarsi dal letto, e così facendo viene salvata. Se è avvenuto un momento nella nostra vita in cui effettivamente le cose potevano andare in un senso oppure potevano andare in un senso molto diverso e finire con la morte, se una voce è intervenuta con una premonizione nel momento in cui si è scampato, diciamo, un pericolo mortale, quel momento è il momento in cui noi ci chiediamo con una profonda umiltà e interesse, un interesse che non è, diciamo, egoistico, ma è un interesse per l'origine di quella voce, per l'origine di quel messaggio, che noi consideriamo assolutamente autentico perché avrebbe comportato la nostra morte. Allora, con quella domanda, noi cominciamo a coltivare la via sovrasensibile. Noi cominciamo a fare i primi passi verso la via sovrasensibile. Quell'impulso che è stato dato a quell'uomo che è stato salvato dal crollo del soffitto è la voce di Christian Rosenkreutz. Christian Rosenkreutz interviene salvando coloro che sono i reietti, coloro che sono destinati a terminare in un modo o nell'altro la loro vita, e dà la possibilità di coltivare in questa incarnazione la vita sovrasensibile. E con questo io vi ringrazio, e se ci sono delle domande, volentieri, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, Giorgio. Grazie. Allora, voglio fare una piccolissima premessa prima di arrivare alle domande. Io mi rendo conto che diciamo tutto quello che è stato portato da Giorgio per noi è molto avanzato rispetto agli studi che stiamo facendo. Però sono tante immagini, e questo è il compito della, diciamo, in generale, di persone come Giorgio che dedicano la loro vita alla scienza dello spirito. Cioè, accogliere queste immagini è già di per sé un modo per entrare nel vivo poi successivo della vita più strettamente spirituale. Quindi io, a prescindere da tutto, vi ringrazio per aver accolto questa conferenza di Giorgio, che sicuramente non è stata facile. Però appunto se avete modo di riascoltarla poi più avanti, noterete che queste cose saranno più chiare, perché adesso siamo a metà del libro e sicuramente parlando di incarnazioni, parlando di epoche, molti di voi sicuramente avranno avuto difficoltà, però ecco, è di fondamentale importanza. Diciamo che forse si può, diciamo, ritornare su questo tema, su tutto questo aspetto, diciamo, della sequenza, delle incarnazioni e della trasformazione dell'impulso rosicruciano, quando appunto si è finito, per esempio, la saggezza di Rosa Croce, rileggendolo e avendo magari anche approfondito anche altri aspetti, altri testi in cui magari Steiner parla del rosicrucianesimo, allora si forma una sorta di immagine complessiva. Sì. Perché Steiner non parla mai in questo modo così, diciamo, come io ve l'ho portato,
tutto una trasformazione dopo l'altra, è sparsa in vari testi. Quindi questo è un modo per averlo in un unico gesto che si trasforma e per permettervi poi di collegare, diciamo, i puntini dopo. Quindi è un lavoro che crea un fondamento per un vostro successivo lavoro. Grazie, grazie, è stato meraviglioso. Allora, se ci sono domande, che ore sono? 22:17, un quarto d'ora, 20 minuti, se per te va bene, Giorgio. Va benissimo. Se avete domande, fatele pure. Accendete il microfono e fate la domanda. Anche domande riguardo, per esempio, a aspetti della saggezza di Rosa Croce, eh? Non è che... Sì. Sì, dopo conferenze come questa fare domande è un po' difficile. io farei in questo. No, ciao Antonio. Ecco, Oscar. Vai. Aldo. No. Aldo, ecco, sì. Inaspettato. Ciao. Ascolta, alla fine in pratica è un susseguirsi di questa reincarnazione fino a Rosenkreuz, a ritroso fino all'alba dei tempi, in pratica, se sono riuscito a cogliere un po' la linea temporale del discorso. Esattamente, noi risaliamo, la prima incarnazione che Steiner ci dà di Christian Rosenkreuz è Caino. Ok, grazie. Quindi sostanzialmente, in realtà, che i maestri di saggezza, quindi tutti quelli che abbiamo citato, per esempio, che magari avete già sentito, quindi per esempio Zarathustra, che poi è Gesù di Nazareth, Ermete Trismegisto, Mosè, Mani, di cui abbiamo parlato, Buddha, Sciziano, tutti i maestri di saggezza sono individualità che fin dall'inizio dell'evoluzione terrestre, e quindi stiamo parlando dell'epoca polare e iperborea, quindi quando l'uomo era ancora tutt'uno con la vita degli dèi, sostanzialmente erano coloro che avevano una vita animico-spirituale più vicina a quella del sole. Di conseguenza hanno potuto ricevere l'impulso solare dell'autocoscienza man mano nel corso delle loro incarnazioni successive, prima di tutti gli altri. Quindi hanno ricevuto in sé delle forze che permettono poi al resto dell'umanità di svilupparle, di poterle sviluppare a loro volta. Quindi hanno, i maestri di saggezza sviluppano in anticipo delle condizioni che poi faranno parte di tutta l'umanità più in grande. Sono in un certo senso il prototipo di quelle evoluzioni, di quelle possibilità evolutive che poi l'uomo sperimenterà nel corso della storia, come un dispiegamento storico. Quindi loro le sperimentano prima e poi l'umanità le sperimenta successivamente. Quindi in pratica è un po' come... Aspetta, cerco le parole. Insomma, alla fine, mi viene da dire, alla fine si arriva in Rosa Croce, però diciamo che questo percorso, non volendo, l'ha iniziato Caino. L'ha iniziato Caino dalle forze solari, sì. Quindi poi ha avuto un'evoluzione nelle reincarnazioni e quindi è andato via via rafforzandosi fino ad arrivare a Rosenkreuz. Sì, tenendo presente, che l'iniziatore vero e proprio poi di questo impulso, al di là che Caino è sostanzialmente quindi un essere effettivamente umano, quindi teniamo presente questo, ma quello che avviene è che prima di questo c'è chiaramente l'impulso del Cristo stesso, che quindi però è un impulso divino.
Quindi diciamo che l'aspetto principale di differenza è questo. È sempre un impulso solare, ma quello che promana dal Cristo è un impulso divino. Quello che promana da Caino è quell'aspetto solare, che è appunto il Cristo, ma messo in pratica, diciamo così, come possibilità di trasformazione dell'elemento terrestre minerale. Ma quando parli di solare, parli di plesso solare oppure proprio di energia solare? No, il plesso solare è associato a Venere, alle forze di Venere. Il cuore è associato al Sole. Quindi sostanzialmente diciamo che il chakra 12 petali o fiore di loto 12 petali è quello del cuore. Quello invece che chiamiamo del plesso solare è associato a Venere. Quindi le forze solari sono le forze di organizzazione della totalità nell'armonia. Quindi sono forze di trasformazione. Sono quelle forze che all'inizio di tutta quella che è l'evoluzione cosmica hanno originato l'archetipo dell'uomo. Ok, perfetto. Grazie. E ovviamente questo tra Venere e il Sole c'è un rapporto molto stretto, questo si legge appunto anche nel nome plesso solare. Esotericamente Venere viene chiamata la porta del Sole, quindi di conseguenza quando vi ho parlato anche per esempio di maestri, i maestri non sono stati in grado, come invece per esempio altri esseri della gerarchia del Sole, di vivere direttamente sul Sole, ma sono riusciti a percepire le forze solari da Venere. Quindi voi dovete tenere sempre presente che tra Venere e Sole, esotericamente, c'è sempre un rapporto di centro, il Sole, e Venere che lo insegue, diciamo, che lo segue come il più fedele tra i discepoli, diciamo, tra i pianeti. Venere è la più fedele discepola del Sole. Ok, va bene. Grazie. Oscar, c'era Monica che ha alzato la mano. Sì, nella chat. Allora, la tempistica delle reincarnazioni nel caso di Rosa Croce non rispetta i 1000-1300 anni che solitamente è quella descritta da Steiner? Non la rispetta, dovete tenere presente che quella regola che vuole che sostanzialmente ci si incarni almeno 2 volte per era astrologica, quindi 2160 anni diviso 2, quindi è 1080, è almeno. Quindi, in un certo senso, a seconda delle condizioni e dell'individualità e della missione, quindi questa individualità, le incarnazioni possono essere anche molte di più o anche in un certo senso meno. E poi dovete tenere presente che, diciamo, nel caso, come vi ho detto prima, nel caso dei maestri, poi a un certo punto non si parla più di incarnazioni vere e proprie, proprio perché acquisiscono la capacità di slegarsi dalla necessità di incarnazione e diventano le cosiddette incorporazioni, cioè riescono a dare un impulso attraverso uno dei loro corpi, vi ho parlato prima del corpo eterico, per esempio, entro il corpo eterico di un'altra individualità. Questo, per esempio, è il caso di quando Steiner faceva le lezioni esoteriche nella sezione esoterica. Quindi, quando dava le sue lezioni esoteriche, in realtà spesso riceveva l'impulso dai maestri attraverso i suoi corpi. E non è canalizzazione. Questo è un altro aspetto che ci tengo a precisare. Posso? Vai. Certo, ciao Valentina. Rosa Croce quindi dovrà trasformare il suo corpo fisico attraverso l'io un giorno. Esattamente. Quindi come si rapporta questa via del corpo fisico rispetto a lui? Allora, diciamo così, che la via del corpo fisico, cioè la modalità di trasformazione del corpo fisico nella via rosicrociana, è la cosiddetta fare la pietra filosofale. Ne abbiamo già parlato altre volte. Sostanzialmente è legata alla trasformazione della respirazione umana. Quindi
in un certo senso, coloro che si uniscono all'impulso rosicruciano, secondo appunto quanto descritto prima, sono collaboratori anche della possibilità di evoluzione di Christian Rosenkreuz. Siccome l'io umano acquisisce sempre più forza, quando i discepoli della scienza dello spirito si uniscono a un maestro, è come se gli dessero delle forze, sacrificassero delle forze per la trasformazione anche del maestro stesso, per la sua ulteriore evoluzione. E quindi questo genera una sorta di, diciamo, chiamiamolo così, di circolo virtuoso per il quale l'evoluzione del maestro contribuisce all'evoluzione dei discepoli, a quella dei discepoli, a quella del maestro. E quindi di conseguenza l'ultimo aspetto che appunto manca da questo punto di vista a Christian Rosenkreuz da poter sviluppare, che è in, diciamo che si sta facendo adesso quindi, è proprio il corpo di resurrezione, quindi la formazione del cosiddetto Atma o uomo spirito. Il corpo di resurrezione è quello che rimarrà nei mondi sovrasensibili dalla formazione dell'Atma, dell'uomo spirito di Christian Rosenkreuz. Quindi l'uomo, man mano che sceglierà di unirsi alla via rosicruciana, contribuisce a questa evoluzione. Ok, grazie. Avevamo Monica, ho visto, che aveva alzato la mano. No, ha scritto, era la stessa che ha scritto in chat. Ah, ok, sì, ho visto adesso. Oscar, vuoi dire qualcosa? Sembra? Ah, mi sentiamo male. Adesso? No. Si sente un po' interrotto. No. Togliti le cuffie, fai prima. Sì, sgancio queste. Va bene, nel frattempo ci sono altre domande, altrimenti facciamo andare Giorgio che sono le 10:30. Ciao, sì. Giorgio. Ciao Elena. Volevo farti una domanda. Alla mi sentite così? Della conferenza dicevi che... Mi sente persona... qualcuno? Sì, sì, ti sentiamo Oscar, scusami, adesso sta parlando un attimo Elena, appena finisco. Io sento pianissimo. Allora, vediamo se possiamo fare qualche cosa qua. Con impostazioni, chat. Mettiamo. Ok, Elena, vai. Vai, scusami. E dicevi prima che quando una persona diciamo ha un'intuizione e riesce, sente una voce interiore e gli accade qualcosa, gli sarebbe accaduto qualcosa dove sarebbe andato incontro alla morte e ciò non si verifica. E qui Rosenkreuz è con questa persona. Ma se questa persona non sente la cosa che gli è successa come una cosa fatto divino, insomma, vi è un'involuzione sia da parte di questa persona, cioè se io non sento questa divinità che ero da caso, mi è stato vicino, non lo percepisco perché in quel momento io non sono in grado di poterlo percepire. E vi è un'involuzione da parte mia e anche non riesco a far contribuire così a un'evoluzione da parte di Rosenthal. Allora, in generale bisogna considerare la conseguenza. Cioè, se in questo bivio, potenziale bivio della vita in cui da un lato si sarebbe andati verso la morte, il passaggio alla soglia, e soprattutto un passaggio alla soglia senza aver coltivato una vita sovrasensibile, e dall'altro invece si va
si salva, diciamo, si viene salvati da questa esperienza e si coltiva da lì in poi una vita sovrasensibile, questo è il caso che fa Steiner. L'importanza è più questa, cioè se io fossi andato avanti con la mia vita mi avrebbe condotto alla morte, io non avrei coltivato in questa incarnazione una vita sovrasensibile, una vita interiore. Dall'altro lato invece io ricevo un impulso che per una serie di aspetti interiori, di una voce interiore che io non posso in qualche modo definire, non è che si presenta dicendo sono Christian Rosenkreutz, però allo stesso tempo porta questo impulso della possibilità, appunto, che viene detto rosicrucianamente, viene chiamato in latino, si chiama porios de reiectis, che vuol dire la salvare coloro che sono stati reietti. È colui che è stato salvato dai reietti, cioè colui che è reietto dalla vita sovrasensibile, viene salvato da Christian Rosenkreutz, e da quel momento si fa delle domande che lo conducono a coltivare una vita interiore, il collegamento con i mondi sovrasensibili. Non è neanche tanto importante forse che sia una voce interiore, quanto più magari una premonizione, puoi chiamarlo un sesto senso, un'inquietudine di fondo che ti ha portato a cambiare qualche cosa, un gesto, prendere un altro treno, prendere un altro aereo, prendere un altro mezzo, e invece che rimanere coinvolto in qualche cosa che ti avrebbe portato alla vita, diciamo alla fine della vita in questa incarnazione, ti ha portato invece successivamente a porti delle domande che ti portano alla vita sovrasensibile. Questo è l'aspetto principale. Ok, grazie, mi è più chiaro. Grazie. Grazie a te. Oscar, ora è il momento tuo. Ci sei? Altrimenti scrivi in chat, facciamo prima, se riesci ad almeno ad ascoltare. Ho messo le cuffie, mi senti così adesso? Perfetto, perfetto. Ok, allora ho messo le cuffie senza Bluetooth. Perfetto. A questo punto, vabbè, allora faccio prima suono e poi faccio la domanda, prima faccio la domanda e poi suono? Faccio la domanda. Allora, la domanda era questa: se c'era un'altra data prevista per questa reincarnazione, visto che hai parlato appunto dell'ultima, che è stata quella con la Blavatsky. Non c'è una data precisa, Stein dà l'indicazione che si incarna in ogni secolo, ma può essere incorporato sostanzialmente costantemente. Quindi l'incorporazione è l'impulso, diciamo, dai corpi sovrasensibili in corpi di altri individui. L'incarnazione significa che sceglie con il suo io di incarnarsi e fare una vita, diciamo, di rinascere quindi come un neonato e poi successivamente fare tutta la vita fino a quando poi non passa la soglia. Questo avviene una volta ogni secolo. Ma è una scelta di Christian Rosenkreutz. Quindi diciamo che il nome nella cerchia rosicruciana di questa incarnazione ai tempi della Blavatsky era appunto noto, successivamente non abbiamo né la data né un potenziale, diciamo, nome. È comunque una volta ogni secolo. E per entrare invece, diciamo così, in relazione con questa energia e non magari essere entrati in inganno dall'ego, come si fa? Bisogna coltivare le forze di devozione. Quindi tutto quello che è devozione, l'atteggiamento interiore devozionale, rende l'anima già in quella forma, tende a quella forma coppa di cui abbiamo parlato con il Santo Graal come corpo astrale del fanciullo sconosciuto. Quindi sostanzialmente coltivando forme di devozione, in particolare devozione per ovviamente qualcosa che è più grande, per esempio la natura, per esempio delle figure sovrasensibili o spirituali, lo stesso Christian Rosenkreutz, ci permette di porci in una relazione tale per cui l'oggetto, diciamo, della devozione irradia e colui che coltiva l'atteggiamento devozionale riceve. Questo pone in uno stato di umiltà
che in qualche modo fa sì che l'ego, diciamo, al posto che rimanere conchiuso in se stesso, comincia ad aprirsi. Aprirsi si amplia e ampliandosi arriva a compartecipare degli altri. Quindi piano piano l'egoismo diventa altruismo. Per fare questo processo però bisogna rivolgersi, e se viene difficile, diciamo, bisogna fare dei propri esercizi, bisogna praticarla attivamente, la devozione. Si può avere devozione per tutto ciò che è oltre, che è più grande di noi. Quindi si può avere devozione, appunto, uno degli elementi forse che ci è più vicini e più dimentichiamo è per esempio la natura. Ma è un esempio. Mm-hmm. Senti, poi mi era venuta invece rispetto a questo numero 12, che visto che appunto riguarda anche i 12 apostoli, se i 12 apostoli erano soltanto una parte simbolica che nascondevano degli archetipi in ogni apostolo? Da un punto di vista, diciamo, della scienza dello spirito, quello che si legge nei testi, dei testi sacri, quindi di tutte le religioni in realtà, è da prendere oggettivamente. Ovviamente bisogna entrare però nell'anima dei popoli che l'hanno scritto e quindi nell'epoca di cultura in cui è stato scritto, quindi nell'interiorità e nel modo in cui vedevano, che è completamente diverso da quello che noi vediamo oggi, quindi avevano delle forze totalmente diverse. Abbiamo parlato per esempio della chiaroveggenza atavica degli Atlantidei, quindi nell'epoca quando vengono messe per iscritto le scritture, che è la terza epoca di cultura, la cosiddetta egizio-caldaica, in quell'epoca sono state messe per iscritto delle parole che hanno un significato evocatorio, evocano delle immagini. Quelle immagini, in un senso sovrasensibile, sono da prendere letteralmente. Quando arriviamo, e questo vale per i testi sacri dell'antichità, quando arriviamo all'Antico Testamento, stiamo passando da quello che è l'immagine sovrasensibile progressivamente verso la storia. Quando arriviamo ai Vangeli del Nuovo Testamento, noi siamo sostanzialmente nella storia e in particolare col Vangelo di Giovanni. Quindi quello che c'è scritto nel Vangelo di Giovanni è esattamente oggettivo. Però il fatto che il Vangelo di Giovanni o comunque tutti i Vangeli non siano stati scritti dagli apostoli, questo è risaputo, no? Perché comunque sono stati scritti 100 anni o 200 anni dopo. L'unico che è stato scritto dallo stesso Giovanni è quello di Giovanni. Giovanni l'Evangelista ha scritto sia il Vangelo di Giovanni che l'Apocalisse. È l'unico in cui l'autore corrisponde al libro ed è per questo che è oggettivo. Mm-hmm. Ho capito. Detto questo, chiaramente i 12 incarnano delle forze sovrasensibili, ma sono personalità storiche. Sono anche incarnati come personalità storiche. Ma detto questo, incarnano chiaramente quello che è l'archetipo dei 12 più il tredicesimo al centro, di cui abbiamo parlato prima, che in ultima analisi, diciamo, se risaliamo all'inizio dell'evoluzione cosmica, è i cherubini, diciamo, gli spiriti dello zodiaco, con al centro il sole sovrasensibile, il sole spirituale. Però per tutta una serie di metamorfosi si ritrovano poi, per esempio, con i 12 mistici di cui abbiamo parlato in precedenza, anche oltre che i 12 apostoli o discepoli o i 12 cavalieri della tavola rotonda. Certo. Ok, grazie Giorgio, ti salutiamo, noi poi proseguiremo ancora un pochino e abbiamo questa abitudine di farci suonare qualcosa da Oscar, che è un polistrumentista, e quindi se ti fa piacere restare qualche minuto ancora per ascoltarlo e poi ci salutiamo per la sera. Certo, volentieri. Grazie. Allora suonerò qualche strumento in più oggi, perciò ci metto 5 minuti, va bene? Ok. Questo è un duduk, armeno. Thank you.
Aspetta, aspetta. Grazie di cuore come sempre. Grazie a voi. Ok, Giorgio, grazie per questa opportunità e spero insomma di rivederci presto, ma sicuramente sarà la fine del percorso essendo adesso a metà. Quindi se volete insomma salutare
noi continuiamo ancora un quarto d'ora. Grazie Giorgio, grazie di cuore. Ciao Giorgio, grazie. Ciao, grazie. Grazie, grazie Giorgio. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Bene, allora abbiamo un altro quarto d'ora. Se vi va di condividere qualche pensiero o altro, io purtroppo questa sera penso che non potremo fare mezzanotte come è successo negli ultimi due incontri per chi è rimasto, perché noi qua dobbiamo rientrare là alla base, però se vi va abbiamo comunque un quarto d'ora, mezz'ora sicuramente. È stata pazzesca la conferenza, bellissima, sì. Mamma mia. Aspetta un attimo, scusate che interrompo la registrazione di questo pezzo.